Presto, prego, consigliere Rosso. Come ricorderete, il Movimento 5 Stelle aveva già presentato una mozione su questo argomento il 30 aprile nel Consiglio Comunale. All'interno di quell'incontro, di quel consiglio, emersero diverse posizioni e soprattutto quello che emerse era l'impressione che la mozione fosse stata male intesa e quindi noi la ritirammo allo scopo di trovare un momento migliore e un dialogo migliore su questo argomento. Il tempo è passato e quelle che secondo noi erano le motivazioni per la presentazione di quella mozione si sono dimostrate reali e non un ingigantimento come qualcuno aveva forse paventato della situazione. Sapete, credo, dalle cronache quanto stia avvenendo nel Mar Mediterraneo, le discussioni in Europa e nei vari paesi europei e così via. Quindi, alla luce del fatto che le previsioni che all'epoca davano per probabile e prossimo uno spostamento di elevati numeri di profughi, di richiedenti asilo o anche semplicemente di persone che cercavano di trovare un posto migliore dove vivere, si sono rivelate abbastanza reali. Abbiamo presentato nuovamente questa mozione e nuovamente l'abbiamo presentata per parlarne insieme tra di noi. Non ci sono obiettivi nascosti, non ci sono, mi sembra, critiche a nessuno, c'è semplicemente l'idea che il nostro comune possa discutere e ragionare del modo migliore di prepararsi alla possibilità che all'Emilia-Romagna sia assegnato un certo numero di richiedenti asili e dall'Emilia-Romagna questo numero poi venga suddiviso tra i vari comuni e quindi capire il modo migliore di affrontare questa eventualità, se poi si realizzerà o non si realizzerà, lo potremo, ma che c'è la possibilità, credo che attualmente ci siano tutti gli elementi per dire che c'è questa possibilità, allora affrontarlo affinché questo argomento non venga, diciamo, discusso in maniera frettolosa, non dia vita a pro e contro e non produca degli effetti negativi sia su chi arriverà qui, sia sulla nostra comunità. Non crei delle proteste perché chi arriva ha dei privilegi rispetto a chi è in situazioni di disagio e povertà, pur avendo vissuto, lavorato, nato nel nostro comune o in Italia e così via. Ossia, e evitare che si creino delle zone della città
meno gradevoli da frequentare che si creino, ossia è semplicemente l'intenzione di ragionare insieme a voi del modo migliore di procedere per la comunità di Cesena nell'affrontare un tema di questo genere. Quindi non c'è nessuna predecisione, non c'è nessuna intenzione e secondo noi meriterebbe di capire se è il senso di due mozioni o se non sia il senso di trovare una soluzione comune. Grazie, consigliere Rosso.